Ciao a tutti! Allora, l'avevo preannunciato in un video, oggi lo faccio. Ho fatto delle prove con delle tinte, in particolar modo vorrei parlare tipo di Benefit. Io su Instagram seguo Benefit, ce ne sono due di Benefit, li seguo entrambi, perché Benefit è una marca che a me piace tantissimo. L'unico grande, enorme difetto che io riscontro in Benefit sono i prezzi, però oggettivamente sono prodotti fantastici. Onor del Verde è un bel po' che non mi passo un capriccio Benefit, ma Onor del Verde è un bel po' che non mi passo un capriccio un po' più grosso, però ognuno di noi fa i conti in tasca con quello che può. Andiamo avanti. Allora, ora vi mostro due prodotti e un prodotto alternativo a Benefit. Io di Benefit come tinta ho la Chacha Tint, che credo di averla fatta vedere in 580 milioni di video, cioè, ma perché ce l'ho, la uso. E poi ho l'iBin. iBin, bim. Che uso sempre, continuamente, incessantemente, non vuole finire, è ancora qua, non se ne va. Io non li sopporto più, li adoro, mi piacciono, ma ce l'ho veramente da tanto tempo. L'alternativa alle tinte Benefit è un'alternativa che ha dato Cosmo Makeup Artist. Ciao. L'ha data lui in un video. Quando io sono stata in Inghilterra, ne ho presa una per provarla, perché c'è la Positint, l'altra non mi viene, quella rossa è troppo rossa, io l'ho provata e non mi è piaciuta. Ho preso questo, che è la Poppy Tint, che è l'alternativa alla Positint, secondo tutti, no? Non secondo me, perché io sono particolare, secondo tutti è l'alternativa alla Positint. Allora, la marca è Mimimi, guardatela, dove si compra? Andate su Google, googlate Mimimi Cosmetics, vi faccio vedere quanti siti di acquisto cosmetici online trovate che vi vendono la Mimimi. Io credo che il sito Mimimi non spedisca in Italia, ma ce ne sono veramente tanti che vendono Mimimi in Italia, cioè che spediscono in Italia. Sta a voi decidere qual è il sito che vi piace di più. Non so quale consigliarvi, perché io non compro cosmetici online da tantissimo tempo. Quindi non so quale consigliarvi, io sinceramente, di sito sul quale comprare. Gentilmente, se qualcuno compra cosmetici e sa dove poterla prendere, scrivilo nel commento. Io lascio le votazioni, io per abitudine non l'ho mai fatto, non l'ho mai levato, lascio le votazioni nei commenti. Votate quel commento, così questo commento sale e riuscite a leggere. E poi magari fra un paio di giorni io metto, cioè copio qualche link nell'info box e magari ridate uno sguardo. Allora, quello che farò io oggi, non ho detto una cosa, questa sì è carina, per il prezzo che ha è fantastica, però sinceramente se tornassi indietro non la comprerei, perché è trasparente, dura molto poco. Non ha una buona intensità di colore. Per raggiungere un minimo di colore bisogna passarla almeno 2 volte. È una tinta un po' così. Ho visto che Catrice ne ha lanciata una che è rossa. Ora sta a noi decidere se prenderla o meno. Allora, la prima cosa che faccio è questa. Io ora potrei, ora che ho capito come si mettono le immagini di sovraimpressione, potrei farlo, ma no, lo faccio sempre casalingo io il video. Allora, adesso unisco questi tre. Loro praticamente fanno Chacha Tint, Positint e al centro il Sunbeam. Io non ho il Sunbeam, ma ho la Chacha Tint, la Poppy Tint, che è l'alternativa al Positint. Anzi, no, prima metto, allora, al centro della mano superstar, io ho il dito superstar e la mano superstar, metto mezza chilata di iBin. Io mi sto per macchiare la mano. Io già ho fatto questa prova. Fra i due metodi, tra virgolette, non è che si avverta tutta questa grandissima differenza, devo essere sincera. Infatti ve li faccio vedere tutti e due sullo stesso trucco, ma non si avverte. Ora, no, la Chacha Tint la metto alla fine perché è quella che macchia di più. Adesso metto, schiaffo la Positint, che poi è la Poppy Tint. Ok, l'ho messa qua al centro, ma forse devo mettere un altro po' perché è trasparentissima sta cosa. Quindi io dico, certe volte, una va per risparmiare, però
Certo, poi ognuno deve fare i conti in tasca con quello che può. E poi schiaffo una chilata di... Sono sempre molto professional. Di Chacha Tint qua accanto. Allora, la differenza fra quello che vi ho fatto vedere nelle tips di Benefit su Instagram è che l'illuminante è quello chiaro e quello scuro. Lo mischio con il pennello, cerco di raccoglierlo. Mi sono macchiata le mani, ovviamente. Sì, effettivamente un colorato verrebbe meglio. Se avete degli usi alternativi, soprattutto all'illuminante, scrivetelo. Io ho comprato, soltanto che fa letteralmente, cioè a me fa letteralmente pena, una tinta per labbra della Essence, pietosa. Quindi quella là manco faccio la prova, anche perché poi fa un odore. Per illuminare illumina, ci ho schiaffato 2 kg di coso, ma a me non fa proprio impazzire. Bene, ho dovuto tagliare, avete trovato uno stacchetto perché non trovavo la fotografia che ho detto, va bene, stacchiamo un attimo, ce l'avevo sotto gli occhi ovviamente, non la vedevo. Allora, secondo tips che danno su queste pagine sull'Instagram di Benefit è la ciambellina, si chiama The Jelly Donut Without Calories, è carina, però devo essere sincera, a me piace di più il metodo che ho appena fatto. Oh, la ciambellina in sostanza è questa qua, si fa un cerchietto con l'illuminante, all'interno si mette il Benetint, che è potentissima sta Benetint, io l'ho provata, è veramente potente, e poi con un pennello da fondotinta si sfuma. Poi pennello da fondotinta io adesso uso, ma io poco fa l'ho detto che pennello ho usato, ho usato un pennello della Kiko, vabbè non l'ho trovata perché era edizione limitata. Adesso uso questa La Real Techniques, se non l'avete risparmiatemi questi soldi. Allora, loro la fanno qua, io invece, ma dove non, ah, ok, qua, dirai tu, cara amica mia, ma se tu ora esci con due cosi così, sì, molto serenamente pure, immagini quanta gente mi fermerà per strada, scusami, ma tu? A destra hai messo 2 tipi di tinte e quindi io vedo un riflesso rosastro. Dall'altra parte vedo un riflesso color mango. Ma come mai sei uscita da casa così? Ah, già. E allora, questa deve essere un'operazione velocissima perché io questa qua ho fatto già la prova e non mi piace molto. Se non faccio tutto molto velocemente, mi rimane il puntino. Ma proprio mi rimane la puntazza di tinta qui. Veloce, Annalisa. No, chiuditi. Anzi. Tirni a ste punti a fanculo. Ops, I did it again. Less to begin. Oh baby, baby, oops, you think I'm alone. Bene, non si vede la tinta, è quella la cosa, vedete? Io non so se è rimasto il puntino, maledizione. A me non piace molto questa donuts, non mi piace moltissimo perché secondo me si vede soltanto l'illuminante. Infatti a questo punto io vi dico la verità, cioè, mi metto la tinta così vi faccio vedere come metto la tinta, anche se nel tutorial di Paola P lo faccio vedere. Faccio una domanda gentilmente, mi piacerebbe che mi dicevano la risposta, ma vi interessa? Cioè, il tutorial di Paola P è piaciuto a tante persone, cioè ho ricevuto molto affetto, devo essere sincera. Ma vi interessa che io faccia altri tutorial? Perché non mi avventuro a fare cose e poi devo essere mangiata perché faccio le cose male. Allora, questi sono i due risultati. Qua ho messo la tinta perché si vede soltanto l'illuminante. Secondo me, quello che effettivamente può essere carino come effetto non è tanto la ciambella perché si vede solo l'illuminante, ma quello con i tre. Ora, oggettivamente, secondo me, sempre, perché sono una che esprime molte opinioni proprio, le tinte, spesso, io ho visto in altri video, vengono sostituite con dei lip gloss. Ora, se avete dei lip gloss, però poi secondo me la faccia diventa pesantissima, si potrebbero sostituire, bisognerebbe fare la prova. Io non ho molti lip gloss, soprattutto colorati, quindi la prova non la posso fare. Andare a comprare per fare una prova, per fare un video, mi sembra un'offesa ai soldi, sinceramente.
quindi non è per male che non lo voglio fare, non voglio spendere soldi per fare un, cioè spendere soldi per una cosa che non uso più per fare un video. Va bene, comunque questi qua sono i tre prodotti, se mi posso permettere tra tutti e tre di consigliarvene uno, solo che se siete come me che vi spazientite perché dura tantissimo tempo è la Chacha Tint, ma io l'ho consigliata in un miliardo di video. Spero, I hope, che questo video vi sia piaciuto, come perlomeno interessato, potrebbe essere un'idea carina, perché ogni tanto io guardo queste tips, c'è mio marito giù che... Pazienza, vieni a me. Spero che questo video vi sia interessato, perché secondo me potrebbero essere cose carine fare queste tips, anche perché la prima volta, secondo me, ci si perde un po' più di tempo, poi andando avanti, facendolo sempre, diventa semplice. Va bene. Ciao e che le stelle siano con voi. Io vedo se mio marito ha finito di fare il Robocop, Supercop qua sotto ed usciamo. Ciao!